troviamo a Magonza nel 1455, anno in cui è stata inventata la stampa, e arriva un personaggio strano con dei dread bianchi che è Dio, che ha un suo manuscolpito e le porta a questo grande inventore, ovvero Johann Gutenberg, perché vuole farsi pubblicare. Io vi dico addio. È la storia della prima edizione della Bibbia, è pubblicata da Gutenberg, vista dal personaggio che interpreto io, quindi questa signorina Schoeffer, questa segretaria, perché comunque in ogni spettacolo, in ogni musical, perché il nostro musical, c'è una segretaria. Credo in Dio, un solo Dio, che io sappia non ci sono altri. Io felicissima di propormi per una parte, faccio questa, faccio la cattiva finalmente in un musical, e mi sono ritrovata nell'allestimento a dover ricoprire 15.000 ruoli. In realtà non è la storia di Dio che vuole stampare la sua Bibbia, ma è la storia di questa povera donna che deve passare 2 ore di spettacolo a inventarsi 500 personaggi diversi. Il mio nome è Jay-Z e sono un dio in terra, e nel mio nome la gente adesso fa la guerra. Eravamo indecisi su che sound dare, abbiamo deciso di darglieli tutti. Per cui dentro questa, ogni scena è un mondo musicale completamente diverso. Immacolata mia mamma, ancora vergine, e un padre putativo, Giuseppe il carpentiere, che ci ha portati in albergo senza prenotare. Venendo dal musical, avendo studiato musical, finalmente abbiamo scritto il nostro musical originale. Quindi secondo noi siamo arrivati veramente al top di quelle che erano le nostre vere ambizioni. Cosa